Chi sei e presentati, da dove vieni? Dove vai? Sono Giacomo Giannarelli, ho 36 anni, sono nato e vivo a Carrara, dove risiedo. E ho una laurea in scienze politiche, ho una tesi sulla decrescita felice e le buone pratiche per il territorio acquano, dove mettevo in luce del sistema economico contemporaneo e in particolare mettevo in luce gli esempi delle buone pratiche, citando per esempio la strategia di rifiuti zero e le altre iniziative volte alla diffusione delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, che è materia di cui mi occupo come attività lavorativa, mi occupo di questo settore lì e sono un formatore certificato dal Centro di Ricerca di Rifiuti Zero di Capannori. Sono attivista da diversi anni e mi occupo della cosa pubblica con passione da molto tempo. Sì. Allora, io mi chiamo Matteo Tollazzerini, ho 24 anni e sono nato e risiedo a Massa e sono un laureato in banca finanza e mercati finanziari da un anno e mezzo e al momento sto svolgendo un'attività diciamo lavorativa part-time all'IKEA di Pisa e parallelamente ho anche un'attività di collaborazione con un'assicurazione che avevo intrapreso e ho deciso di non terminare, come si dice, per un po' come si fa arrotondare lo stipendio. Niente, per quanto riguarda l'attivismo, seguo il movimento da molti anni, grazie anche a quella che è la mia famiglia, e ho deciso di presentare questa candidatura in quanto, diciamo, come ho già detto prima, frequentando fino ad adesso poco quelli che sono i punti di incontro e di lavoro, ma comunque partecipando attivamente a livello di rete e diciamo, di passaparola con cui poi è nato questo movimento, ho sempre trovato persone che mi hanno detto buttati, che le cose sai dire, non hai vergogna e quindi è stato anche per me un modo di visibilità. Per farmi conoscere e poi se questa cosa va a buon fine ben venga, altrimenti ecco comunque prolungherò quello che è stato e sarà il mio impegno. Paolo. Salve a tutti, mi chiamo Paola Belloni, sono nata a Sarzana, ma sono circa 20 anni che abito a Marina di Carrara. Sono iscritta all'Unitato di Carrara dal 2012. E, ho fatto la rappresentante, sono stata rappresentante di lista per il movimento alle sia amministrative che alle politiche. Per quanto riguarda il titolo di studio, sono diplomata in ragioneria, ho la maturità magistrale, diploma di maturità magistrale e una laurea in psicologia, conseguita presso la facoltà di medicina e psicologia dell'Università La Sapienza di Roma. Ho lavorato come ragioniera, ho insegnato in un centro di formazione professionale, amministrazione del personale computerizzata, questa era la mia materia. E, per quanto riguarda i miei hobby, che naturalmente coincidono con le mie passioni, sto svolgendo volontariato presso l'Auser di Castelnuovo, insegno ballo latinoamericano, se volete fate lezione. Dunque, poi ho svolto anche volontariato presso l'ASL di Carrara, all'unità operativa di psicologia, consultorio di Avenza. Maurizio. Io mi chiamo Maurizio Giuntoni, ho 60 anni, sono laureato in ingegneria meccanica vecchio ordinamento. Esercito l'attività professionale da 33 anni ormai, per 5 anni ho svolto attività di professore a contratto all'Università di Pisa, quindi
insegnando tecniche di rilevamento ambientale e acustica applicata. Da sempre mi sono occupato nell'ambito professionale di questioni che riguardano l'ecologia, che riguardano la sicurezza, che riguardano l'impiantistica, elaborando anche nel corso degli anni anche alcune soluzioni innovative, alcune sottoposte a brevetto, sia nel campo della depurazione di sostanze organiche, per esempio solventi organici, attraverso la biofiltrazione, quindi attraverso un sistema non invasivi, e ultimamente anche di energia, con un brevetto su una pala eolica, microeolica da uso domestico. Sono iscritto al Meetup di Carrara dal 2007, ho partecipato a tutte le attività del movimento prima ancora che questo si presentasse alle elezioni, e penso di poter dare il mio contributo in quanto la mia esperienza umana e lavorativa potrebbe servire anche per riuscire a cambiare nell'ambito regionale una politica che è completamente il contrario di quella che serve per uscire dall'impasse, non soltanto della crisi, ma anche dei disastri ecologici, ambientali, delle problematiche che sono poi davanti agli occhi di tutti, anche in questi ultimi anni, una Carrara che vanno dalle cave, dai fiumi, eccetera. E quindi penso che questo mio contributo possa essere utile, ovviamente nel rispetto di quelli che sono le regole del Movimento 5 Stelle, quindi cercando la collaborazione da parte dei cittadini, anzi il sostegno e lo stimolo per poter, nel caso che la mia candidatura vada a esito, per poter migliorare la situazione della nostra regione. Grazie. Buonasera a tutti, sono Paolo Mosconi, ho 58 anni, sono nato a Biella, vivo in Lunigiana da più di 4 anni, precisamente nel comune di Aulla, frazione Piano Magra. Mi sono presentato come candidato in quanto ritengo che la mia competenza sia una competenza dovuta a un percorso di vita sul lavoro, un lavoro su cui non ho mai accettato compromessi e che comunque mi ha permesso di diventare istruttore boscaiolo, di essere un caposquadra, di lavorare sui versanti franosi, di lavorare per quanto riguarda i disagi fluviali e conoscere tutta una serie di importanti cose che possono riguardare il territorio montano. Quindi penso che non avere mai accettato compromessi possa essere un qualche cosa di qualificante per potersi presentare nell'ambito di quello che penso sia in questo momento l'unica alternativa che noi possiamo avere, e vale a dire il Movimento 5 Stelle. Grazie. Perché dobbiamo accordarti la fiducia? Perché io penso che sia giusto accordarmi la fiducia. Grazie. Va bene, la tua risposta questa. Beh, io potrei rispondere con una cavolata, perché Gennarelli vorrebbe di no, però comunque perché non accordarmi la fiducia? Non lo so, perché magari ho delle competenze, quindi potrebbero servire per la causa comune. Bene, Paola? Allora, io ho altre caratteristiche che mi contraddistinguono e sono la passione, l'entusiasmo e l'impegno. Bene. Perché dobbiamo, Matteo, accordarti la fiducia? Perché mi ritengo una persona onesta, leale e con grande voglia di partecipare, che sono le tre caratteristiche, diciamo, tra le caratteristiche principali di questo movimento. Bene. Giacomo? Ho competenza, onestà, trasparenza, attivismo e la questione estetica, sicuramente. Non state registrando? No, siamo registrati. No, diciamo per tre cose lì. Ecco perché io.
Allora, se nessuno ha una domanda su questa pronta qua, c'è la Cesare, possiamo cominciare? Sì, io volevo sapere... diciamo da Giacomo, che è stato l'ultimo. In che cosa vi sentite meno preparati? Faccio vedere... La questione sanità l'ho sempre affrontata sotto prevalentemente l'aspetto della prevenzione, cioè di una visione sistemica delle problematiche, l'abbiamo sempre affrontata in quei termini. E quindi lo dico con estrema franchezza e onestà, sebbene la sanità occupi il 70% del bilancio regionale, delle risorse della regione, è una tematica sicuramente che dobbiamo sviluppare con gli attivisti e anche con il gruppo di lavoro, ma in particolare diciamo con tutte le persone che si vogliono occupare di sanità, i cittadini che si vogliono occupare di sanità regionale, anche attraverso l'unità. Allora, in linea generale diciamo che il fatto che non pur essendo partecipante condividendo appieno i temi del movimento in quasi dal suo inizio, diciamo il fatto che io mi sia attivato da poco mi può portare a pensare che se ci sono, chiamiamole lacune, possono essere su quelli che sono dei temi prettamente caratteristici e personali. Faccio un esempio: se mi fosse stata fatta una domanda sulle cave, visto che siamo qua a Carrara, magari avrei saputo dire qualche problema generale, ma non avrei saputo dare soluzioni, eccetera. E quindi posso dire che comunque sono argomenti su cui poi tanto si sa che insomma, si decide a livello di gruppo insieme in condivisione, quindi mi metterò in a piena disposizione di prendere quelli che sono i suggerimenti, di studiarmeli e ovviamente di poi portare quello che deve decidere lui. Paolo? Dunque diciamo che sono molte le tematiche delle quali, non sono particolarmente ferrata. Ma questo non mi preoccupa, innanzitutto mi piacciono le sfide. Poi lo studio è, così come ho già detto prima, l'impegno è alla base diciamo della mia vita e cioè senza impegno non esiste una vita veramente spesa e essendo a conoscenza di averne soltanto una almeno per adesso e quindi per me l'impegno sarà molto gravoso, molto forte, ma è anche uno stimolo a fare e questo. Ma io penso che la cosa su cui ritengo di essere meno preparato e di come funziona il sistema amministrativo della regione, che devo dire francamente non mi sono documentato. È chiaro che poi nessuno è tutt'oro, per cui anche gli argomenti che conosco di più, cioè poi potrei anche avere delle cose che magari gli attivisti o i cittadini mi fanno presente che arricchiscono la mia conoscenza, però io penso in questi anni di aver trattato di diverse questioni che spaziano dalla cultura all'ecologia, passando attraverso l'economia, eccetera, per cui studiando e avendo il contributo dei cittadini penso che ci si possa fare. Il meccanismo secondo me più preoccupante di come funzionano anche i nostri portavoce sia in comune che al Parlamento ci hanno battuto la testa e come funziona il sistema istituzionale, che molte volte ha dei tranelli che tu non conosci, che magari certe volte ti mettono in fallo. Questa è una cosa che francamente mi spaventa. Allora, se c'è una delle cose su cui sono meno preparate, sono meno preparato, questa è quelle che sono le connessioni tra Stato e mafia. Nel senso che non avendo mai partecipato a qualsiasi di queste connessioni, ovviamente non le conosco, non so che cosa siano, però so come potrei fare per combatterle. E quindi questo fa parte da uno di quelli che sono i leitmotiv del Movimento 5 Stelle, al massimo due mandati per qualsiasi livello amministrativo.
e poi portando avanti anche un altro discorso che secondo me sarebbe molto bello portare avanti, che qualsiasi persona che venga indagata per qualsiasi momento, da quel momento stesso debba dare la decadenza dal suo incarico, in modo che non ci possano essere infiltrazioni tra Stato e mafia, che sappiamo che oggi ci sono e come se ci sono. Nel caso tu dovessi uscire una volta eletto dal Consiglio regionale, ti dimetteresti o cambieresti bandiera? Sinceramente mi dimetterei, cioè, stavo per dire al momento, ma penso che al momento vaga per sempre, non trovo assolutamente un'altra collocazione per me, ecco, se mi sono appassionato un po' di politica è solo grazie al Movimento 5 Stelle e quindi non mi vedo proprio sotto nessun'altra bandiera, nemmeno per ragioni lavorative. Sempre per il discorso nostro classico di metodo e trasparenza, io anch'io volevo riproporre le due domande che avevo fatto a voi tutti che non erano state fatte, che non sono state fatte a Matteo. Quindi la prima è molto simile in quanto va dietro, diciamo, al discorso di metodo e trasparenza della domanda proposta da Pier, cioè tu aderisci completamente, come abbiamo fatto noi, e il fatto che tu sei qui assieme a loro lo dimostra, però mi piacerebbe sentirtelo dire, alla, diciamo, alla ultima elezione dei tre garanti, quindi di Crimi, Cancellieri e la Lombardi, assieme ai cinque precedentemente fatti, visto che sono state fatte tante polemiche in rete, io vorrei sapere anche questo da te. E la domanda successiva, che segue un po' la naturale, il naturale percorso politico nostro in Toscana, è: visto che la Toscana si è frammentata con il fatto accaduto dell'onorevole Artini e, diciamo, tutte le tante altre identità nostre si sono un po' distaccate da quello che era lo spirito iniziale del Movimento 5 Stelle, ritieni necessaria e doverosa questa tua candidatura invece che andare a cercare una ricucitura interna del movimento, magari non presentandosi alle politiche regionali? Allora, per quanto riguarda la prima domanda, posso dire sicuramente di essere d'accordo, di seguire quella linea, nel senso che se non ricordo male, quando c'è stato anche il discorso che ha fatto tutti i cinque, e c'è stata anche una votazione, se non sbaglio, sul nostro portale, e non ho problemi a dire che sono stato favorevole, quindi diciamo un po' questa cosa risponde da sola alla domanda che hai fatto, compreso il discorso di Crimi, Lombardi, eccetera, perché penso che sono d'accordo col fatto che come quando Beppe Grillo disse in maniera anche abbastanza un po' scherzosa: sono stanco, però diciamo che io credo che, visto che le persone che sono state scelte sono delle persone su cui ho grande stima e condivido sempre un po' quello che dicono, quello che fanno e soprattutto come si presentano, la voglia che hanno di fare, e penso che qualche, diciamo, è stato chiamato garante, però secondo me qualche faccia in più a rappresentarci sul campo possa essere sicuramente la benvenuta, ecco. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, diciamo che la spaccatura secondo me sarà un po' anche quasi inutile, nel senso, negli anni abbiamo dimostrato sicuramente di non essere perfetti, la perfezione non esiste. Però anche i casi che sono successi, fra cui quello che è stato citato, di Artini, e purtroppo sì, forse c'è stata poca chiarezza e qualcosa da ricucire sicuramente c'è,
però diciamo che ecco, non lo vedo, non li vedo dei fatti che possono incidere o influire su quella che può essere una nuova candidatura. Magari sono cose che possono, ecco, essere cambiate, secondo me, più dall'interno che dall'esterno. Come intendete relazionarvi con col territorio, visto che le problematiche, alcune delle problematiche regionali poi si riflettono inevitabilmente sul territorio, che sia la sanità piuttosto che le cave, piuttosto che il piano paesaggistico e così via. Ok, per quanto riguarda relazionarsi sul territorio, ovviamente è un discorso che va ampliato un attimo. Relazionarsi sul territorio vuol dire prendere di mira i vari aspetti che ci sono nell'ambito del territorio, perché in tutto il territorio toscano, magari da una zona all'altra, gli aspetti variano, anche se poi alla fine possono essere similari. Noi sappiamo che anche nel territorio toscano abbiamo delle problematiche molto ampie per quanto riguarda la raccolta rifiuti, abbiamo delle problematiche molto ampie per quanto riguarda la sanità, tant'è che l'ASL di Massa Carrara ha circa 300 milioni di euro di debiti da pagare grazie ai precedenti amministratori. Per quanto riguarda mi dicono di alzare la voce, il mio tono è basso e l'alzo, per quanto riguarda invece quello che è il consolidamento del territorio forestale, dovete sapere una cosa, che purtroppo in Italia abbiamo un 15% di territorio che è assolutamente diventato impermeabile, quindi su quel terreno non defluisce più acqua. Ecco perché andiamo incontro a tutta una serie di vari disastri. Dobbiamo arrivare alla cementificazione zero, vale a dire non costruiamo più sul nuovo, ma andiamo ad abbattere il vecchio e ricostruiamo sul vecchio. Quindi non portiamo più via metri quadrati, perché ogni minuto che passa sono 4 metri quadrati, sono 4 metri quadrati che vengono portati via al territorio forestale. Quindi questo è un altro discorso assolutamente da farsi. Per quanto riguarda l'energia abbiamo molti tipi di energia facoltativa e alternativa, l'eolico, il fotovoltaico. Cosa che mi preme, sarebbe importantissimo far sì che perlomeno a livello regionale fosse fatta una legge là dove viene costruita una casa nuova o comunque riadattata una casa, fosse obbligatorio mettere pannelli solari sulla casa stessa al posto del tetto. Ora vi sono i pannelli solari che sono assolutamente resistenti alla grandine e quindi possono produrre energia elettrica e quindi dare un'autonomia agli stessi condomini che vivono in quella casa o alla stessa famiglia che vive in questa casa. Il rapporto che dobbiamo dare deve essere un rapporto umano tra territorio e vivibilità del territorio stesso. Quindi assolutamente non dobbiamo fare più gli errori del passato, e ve ne sono stati veramente, veramente tanti. Tant'è che oggi abbiamo esondazioni su esondazioni che vanno avanti e indietro tra Toscana e Liguria e altre parti d'Italia. Penso con questo di aver esaurito la domanda. 3 minuti e mezzo. Ok, allora saltiamo a Giacomo sulla solita domanda. La domanda era quali sono le idee per ripetere la domanda. Penso che la sua risposta. Perché io ho capito una cosa. Poi ognuno risponde come l'idea vuole. La domanda era come intendete relazionarvi con il territorio. Allora, la mia idea è questa qua. Assolutamente dobbiamo fare... La domanda è come intendete relazionarvi con il territorio. Dal mio punto di vista è che bisogna fare rete, a partire dai portavoce eletti nei vari livelli istituzionali, ed è per questo che è fondamentale mettere dentro un cittadino anche all'interno della regione, perché chiudiamo un cerchio della presenza dei cittadini dentro i vari livelli istituzionali, tolta la provincia, visto che da sempre diciamo che per noi vanno abolite, quindi per coerenza non dovremo né presentarci né andare a votare per le provinciali.
Quindi siamo presenti in Parlamento, siamo presenti nei comuni, ci manca quell'anello lì che deve fare da nodo, da cluster della rete del cittadinamento e delle istituzioni. Da lì si deve poi proseguire con tutti gli altri livelli dei portatori, dei vari portatori di interesse del territorio, per usare un termine in italiano, visto che abbiamo usato il termine anglofono, no? E quindi dobbiamo assolutamente interagire con le varie associazioni di categoria, in particolare con tutti gli altri movimenti civici di opinione che sono noti, senza citare nessuno, che da sempre si occupano delle varie tematiche e problematiche del territorio, perché questa è stata una delle nostre forze, per esempio nel programma delle amministrative è stata una forza svilupparlo con prendendo e copiando le tematiche sviluppate da altri gruppi, no? E poi con i cittadini che fanno sempre parte di tutto quello di cui ho parlato fino ad ora, perché non è che ci sono cittadini diversi nel momento in cui c'è un'associazione di categoria, è un cittadino che si unisce in un'associazione di categoria che porta i propri interessi come categoria, ma poi di fatto fino in fondo, se dobbiamo vedere fino in fondo, è sempre un cittadino, e quindi dobbiamo assolutamente riportare avanti dal vivo della parola dei cittadini, va fatta assolutamente, anche si può fare anche a livello regionale perché comunque è un territorio a portata nostra, tutto sommato si gira bene la Toscana, nonostante da qua, da Carrara, per la Grosseto ci vada un paio di ore e mezza, forse appunto, prudenti. E comunque sono un territorio che si può coprire facilmente. E poi assolutamente con la rete è una forza, uno strumento che può certe distanze, elimina il tempo impiegato per fare determinate cose, dobbiamo assolutamente sfruttare di più il meetup toscano, perché può essere sfruttato meglio, dove possiamo sviluppare contenuti, anzi possiamo far sì che le persone partecipino di più a questo strumento, anche se sono anche fuori dei meetup locali. E poi c'è il portale nazionale, probabilmente verrà fuori uno sviluppo, anzi dobbiamo essere noi stessi a utilizzarlo di più, perché a Carrara usiamo tantissimo di tavolo, negli anni abbiamo abbandonato quell'altro strumento, quello diciamo più ufficiale, no? Del Movimento 5 Stelle. Quindi cercherò, se sarà eletto, di lavorare su tutti questi livelli qui, il mio impegno, lo dico davanti alla telecamera, ma come sapete sono sempre stato una voce critica, è un po' un rompibale riguardo di questa cosa qua, perché ci credo fermamente che sia un valore aggiunto lavorare su tutti questi livelli. E mi aspetto che ci sia la partecipazione anche degli attivisti, e questa cosa la dico anche con un po' di autocritica, perché abbiamo lasciato spesso da soli portavoce comunali, in particolare quelle nazionali, ma mi rendo anche conto che per chi lavora e ha tanti impegni, a volte avere anche solo un'ora di tempo libero è un impegno grosso, e a volte bisogna saperlo bilanciare tra chi preferisce fare un banchetto, scrivere una cosa in rete, su Meetup, contribuire una mozione, un articolo, va bene, tutto l'importante è fare qualcosa, occuparsi della cosa pubblica. E quindi sono a vostra disposizione. Ok, allora non manteniamo un ordine logico, ma un ordine illogico. Paola. Bravo. Allora, dunque, come intendo relazionarmi col territorio? Sicuramente con il Meetup, quindi con gli attivisti che sono sempre molto preparati e molto presenti. Poi anche con la cosiddetta intelligenza collettiva e poi anche ascoltando proprio direttamente i cittadini, anche le loro istanze attraverso questa democrazia diretta tra parentesi, perché la democrazia funzionerebbe così, dal basso verso l'alto e viceversa. Anche con i vari movimenti che magari sono presenti sul territorio, che da anni si stanno occupando di tematiche diverse, e attraverso appunto il confronto la disponibilità mia e delle persone e degli altri. Ok. Allora, stavolta cercherò di essere breve perché secondo me la risposta è abbastanza, diciamo, relativamente semplice. Allora, niente, relazionarsi col territorio significa condividere intanto quelli che sono stati anzitutto che saranno le decisioni di livello regionale e quello che succederà nei vari consigli, eccetera, quindi sicuramente andare
là come portavoce di gruppo, ma anche ritornare come portavoce, quindi relazionarmi con gli attivisti e cercare di giustamente, anche se riprendo qualche parola di Giacomo, relazionarsi con quelle che sono le associazioni locali e fare propaganda a rete e cercare, secondo me, una cosa che potrebbe mancare, ecco, di essere ancora più presenti di quello che siamo con i cittadini, quindi portare ancora più tematiche, cercare di sensibilizzarli in maniera ancora più decisa su diversi argomenti. Ecco, quindi comunque una condivisione sia di rete che di piazza e che di punti di incontro. Questo è quello che mi sento di offrire e di rispondere. Maurizio? Ma premesso che il consigliere regionale, per quello che so io, pur essendo eletto in una circoscrizione, rappresenta tutti quanti i direttori della Toscana, io penso che per poter rappresentare il territorio bisognerebbe fare in modo che sulle singole tematiche il consigliere sia stimolo, a seconda delle competenze anche delle commissioni in cui lavora, per il territorio, e sia diciamo veramente il megafono di amplificazione di cose che per esempio noi a livello regionale sappiamo dopo che le hanno pubblicate i giornali, mentre invece così come insomma stanno facendo i nostri parlamentari, essere quella voce che porta a conoscenza dei cittadini delle cose che magari, ora io lo spererei, però non penso che prenderemo la maggioranza, anche se potrebbe anche essere, no? Se ci troveremo a fare opposizione, quello che dovremo fare è cercare di stimolare i cittadini a darci il loro contributo, il loro manforte per modificare tutte quelle strategie che abbiamo visto in questi anni, le amministrazioni regionali che quella che si starà per eleggere hanno messo in atto, che poi sono sulla logica delle direttive governative. Anche la stessa legge elettorale toscana è una legge fatta sulla falsariga della legge del Porcellum, è un Porcellum comunque dell'Italicum, e quindi secondo me relazionarsi con il territorio significa essere stimolo per poi ricevere i contributi. Cioè io ammiro, come ho già detto ieri, moltissimo il comportamento delle nostre senatrici Sara e Laura, perché salvo ovviamente alcune eccezioni, però non si può essere perfetti, hanno proprio fatto questa cosa, cioè hanno informato i cittadini che li hanno eletti sulle cose che si stavano discutendo, sono entrate a pesce sulle questioni che riguardavano il nostro territorio, ma non soltanto, anche tutta la Toscana, facevano le agorà, e penso che il consigliere regionale che sarà eletto, se ce ne sarà uno eletto nella nostra zona, deve fare anche lui queste cose, deve fare le agorà, deve andare periodicamente in piazza a raccontare quello che succede in regione e sollecitare i cittadini a dare la loro partecipazione e dare il loro contributo. Cioè, questo è il modo, secondo me, corretto di relazionarsi con il territorio, oltre che a fare una cosa che non sempre noi facciamo, cioè quella di coinvolgere i cittadini direttamente, anche se non hanno delle cariche, all'interno delle commissioni, non so se in regione è possibile, permettendo ai cittadini sulle questioni specifiche di poter esprimere la loro opinione, cioè di prendere la parola e dire, non so, se stiamo parlando degli ospedali, far parlare una persona che è interessata e ha studiato quel problema all'interno della commissione regionale, in modo tale che il cittadino non veda la regione una cosa che si elegge una volta ogni 5 anni, ma sia uno strumento per divulgare la democrazia e la conoscenza. Cioè, questa è l'idea che penso sia valida per rapportarsi col territorio.